possiamo andare. Allora, se vi ricordate, avevamo, allora, A è una matrice quadrata. K, N per N, diciamo K in genere qua sarà R o C. Per il determinante di A noi abbiamo usato le formule somma per J che va da 1 a N di meno 1 elevato alla I più J per AIJ per il determinante di A grande IJ, dove A grande IJ, se vi ricordate, è il complemento algebrico, cioè la matrice che si ottiene cancellando la riga iesima e la colonna iesima. Qualcuno evita di scrivere det qua e chiama complemento algebrico direttamente il determinante della matrice che in questa. Ora, questa è la formula di Laplace secondo la riga j-esima, secondo la riga iesima. Si può avere un'analoga formula di Laplace, somma per i che va da 1 a n meno 1 alla i più j, a i j, determinante di a grande. Formula di Laplace secondo la colonna j-esima. E viene sempre il determinante di A. Ora c'è un problema, che queste formule sono 2n, per esempio se n è uguale a 5, qua sono 10 formule diverse. Abbiamo visto nel caso per esempio che n sia uguale a 3, che abbiamo fatto i conti, tutte e 6 le formule, almeno nel caso della matrice che avevamo dato come 6, davano esattamente lo stesso risultato. Però il problema è che noi vogliamo dimostrare in generale che qualunque formula di Laplace noi usiamo, il risultato è sempre lo stesso. Allora, se vi ricordate, l'altro ieri abbiamo cominciato a dire che questo fatto si può dimostrare andando a dimostrare alcune proprietà della funzione determinante. Proprietà della funzione determinante di A. Questa qua, la funzione detto va da K n per n a valori in K. Allora, le proprietà che volevamo dimostrare erano tre, le proprietà essenziali. Poi, una volta dimostrate queste tre, allora scriviamo le proprietà. 1, il determinante è funzione lineare di ogni riga o colonna di A. Due, il determinante è alternante. Poi spieghiamo cosa significa questa proprietà. 3, il determinante della matrice identica n dimensionale fa 1. Allora, prima di andare a dimostrare queste proprietà, cerchiamo di fare un po' il piano della, così poi andiamo a vedere che cosa otteniamo come
diciamo, effetto collaterale del fatto di mostrare queste proprietà. Queste proprietà noi le dimostriamo usando la prima formula. Qual è la prima formula? Lo sviluppo secondo la prima riga. Metto I uguale a 1. Ok? Dopodiché, dalla dimostrazione si capisce che se lo facessi usando un'altra formula, le proprietà, la dimostrazione più o meno funziona uguale. Quindi lo faccio per la prima formula, non lo faccio per le altre formule. Però fino a qui noi abbiamo sempre due n funzioni che potrebbero essere distinte. Ok? Se io lo faccio in un modo potrebbe venire un risultato, se lo faccio in un altro modo potrebbe venire un altro risultato. Però nel momento in cui dimostro queste tre proprietà, queste due n funzioni, ciascuna di esse godrà di queste tre proprietà. Allora, nel momento che noi dopo, alla fine, facciamo vedere che di funzioni con queste tre proprietà ce ne sta una sola, allora che vuol dire? Che tutte quelle funzioni devono coincidere. E quindi che tutte le formule di Laplace devono dare lo stesso risultato. È chiaro quindi il piano? Lo ripeto. Queste tre proprietà le spiegherò e le dimostrerò usando la prima formula di Laplace, cioè quella che secondo lo sviluppo della prima riga. Dopodiché dimostrerò prima la 2, che abbiamo cominciato a dimostrare l'altra volta, poi dimostro la 3, poi dimostro la 1. Non perché la 1 sia più difficile, anzi forse come dimostrazione è pure più facile, però della 2. Però il problema è che è più lunga da spiegare. Una volta fatto questo, si capisce come in maniera del tutto analoga le stesse proprietà possono essere ottenute usando un'altra formula. Ok? Usando un'altra formula. Dopodiché, che succede? Succede che noi andremo a dire che di funzioni che godono di queste tre proprietà ce n'è una sola. A quel punto, siccome le due n funzioni, cioè lo sviluppo lungo una qualunque riga, lungo una qualunque colonna del determinante, godono tutti delle stesse proprietà, e siccome di funzione ce ne sta una sola, allora devono coincidere per forza tutte quante. Chiaro? Ok, questo è il nostro piano. Andiamo a fare la dimostrazione. Allora, dimostrazione relativa alla formula di Laplace dello sviluppo lungo la prima riga. Allora, abbiamo cominciato a dimostrare la 2. Allora, proprietà numero 2. Intanto che significa? Dobbiamo mostrare che se scambio due righe di A, il determinante cambia segno. Ok? Che significa alternante? Che se scambio due righe tra di loro, il determinante cambia segno. Quindi in questa riga ci sta la spiegazione della proprietà che il determinante è alternante. Sta scritto là, determinante è alternante. Che significa alternante? Scambio due righe, il determinante cambia segno.
Poi cosa abbiamo detto, se vi ricordate? Facciamo prima la dimostrazione nel caso dello scambio di due righe adiacenti. Ok? Quindi dimostriamo da prima che se scambio due righe adiacenti il determinante cambia segno. Adiacenti significa consecutivo. Poi facciamo la dimostrazione per induzione su n. Allora, se n è uguale a 1, se n è uguale a 2, ok, ve lo fate a mano. Allora, se n è uguale a 1 va bene perché non c'è nulla da scambiare. Se n è uguale a 2, voi avete a, b, c, d, questa è la matrice, determinante fa a, d, meno, b, c. Se scambiate le due righe avete c, d, a, b, e determinante fa b, c, meno, a, d. E come vedete ha cambiato segno. Chiaro fino a qui? Quindi se n è uguale a 1, ma anche se n è uguale a 2. Se n è uguale a 2 pure è facile, perché le uniche due righe che si devono scambiare sono queste qua. Ok. Oh, sviluppo sempre secondo la prima riga, no? A per D meno B per C. C per B meno D per A. C per B invece di scrivere CB ho scritto BC, perché tanto il prodotto, siamo in un campo e il prodotto è commutativo. Ok. Va bene. Adesso prendiamo, supponiamo che la proprietà sia vera che la proprietà 2 sia vera fino ad n-1. Quindi la proprietà è vera fino ad n-1. Mostriamo che è vera anche per n. Allora, come è fatta la matrice A? Allora, supponiamo di avere A11, A1n, poi qua abbiamo AI1, AIN, qua abbiamo AI più 1, 1, AI più 1, I più 1, n, poi altri puntini, an1, ann. Allora, i e i più 1 sono le righe che voglio scambiare, cioè prendiamo la matrice a primo che è uguale ad a, quindi a1, 1, a1n, poi arrivo ad a i meno 1, 1, a i meno 1 n, poi al posto di a i 1 metto a i più 1 1, a i più 1 n, poi metto a i 1 a i n, poi metto a i più 2 1 a i più 2 n, poi tutti i puntini fino ad avere a n1 ANN. A primo è quella con le due righe scambiate. Purtroppo ne devo scrivere 6 righe almeno,
a parte i puntini, perché la prima e l'ultima la devo scrivere, quella in mezzo, supponiamo che io scambi due righe in mezzo, hanno una riga precedente e una riga seguente, devo far vedere che fino alla riga precedente non ho scambiato nulla e che fino dalla riga seguente in poi non scambio nulla, sto scambiando soltanto la riga I e la riga I più 1, ok? Allora, il determinante di A chi è? È somma per J che va da 1 a N di A 1J meno 1 alla meno 1 alla 1 più J A 1J per il determinante di A grande 1J, mentre il determinante di A primo è uguale a somma per J che va da 1 fino ad N di meno 1 elevato alla 1 più J a 1, questo è meglio lo facciamo bene, se comunque non è una a 1J determinante di A' 1J. Allora, osservate che questo pezzo qui è uguale a meno il determinante di A'1J. Perché? Quando io vado a cancellare la riga 1 e la colonna J e compatto il resto della matrice, che succede? Succede che quello che la riga 1 era uguale a tutte e due le parti, la cancello. Quello che rimane qua c'è la riga I e I più 1 scambiati, passando da A da primo. Non saranno la riga I e I più 1, saranno la riga I meno 1 e I, ma perché una l'abbiamo tolta. Però comunque sono due righe tra di loro adiacenti scambiate. Quindi siccome queste matrici non hanno, non sono n per n, ma sono n meno 1 per n meno 1, allora vale l'ipotesi induttiva, quindi il determinante di questo è uguale a meno il determinante di questo. Quindi che cosa ne segue? Che il determinante di A è uguale al meno, quindi il determinante di A, scriviamo qua sotto, è uguale a meno il determinante di A prima. Oppure il determinante di A primo uguale a meno il determinante di A, no? Andando a sostituire il determinante di A primo 1J uguale a meno il determinante di A 1J, vedete che il meno lo metto in evidenza, lo porto fuori e sta posto. Oh, però c'è un caso che questo sistema non copre. Qual è il caso? Qual è il caso che questa dimostrazione non copre? C'è un caso che non è coperto da questa dimostrazione. Qual è il caso? Il caso è che quando abbiamo scambiato la prima e la seconda. Allora andiamo a vedere se la matrice A è fatta così: A11, A1N, A21, A2N e poi il resto AN1, ANN. E A primo come è fatta? È A21, A2N, A11, A1N, poi A31, A3N e poi via via AN1, ANN. Chiaro? Stavolta abbiamo scambiato la prima e la seconda. Allora, chi è però il determinante di A? Il determinante di A è uguale a somma per J che va da 1 fino a N di meno 1 alla 1 più J per A 1J per il determinante di A grande 1J.
ho usato la stessa formula di prima. Adesso se vado a usare la formula dall'altra parte non mi trovo completamente, perché quando vado a sviluppare secondo la prima riga, qua il determinante di A' faccio una riga per dire che A' stavolta non è quella ottenuta scambiando la riga I'esima e I più unesima, ma la prima e la seconda. Il determinante di A' è uguale a somma per J che va da 1 fino ad N di meno 1 alla 1 più J a 2J determinante di A' 1J. E quindi mo, cioè, come faccio a confrontare questo con questo? Perché ho degli elementi, qui ho degli elementi diversi e qui ho delle matrici diverse, perché la matrice che io ottengo cancellando la prima riga di qua, la jesima colonna, e cancellando la prima riga di qua, la jesima di colonna, sono diverse. Chiaro? Beh, io però posso prendere questa matrice A1J e andarne a calcolare il suo determinante, quella è una matrice N-1 per N-1. E come si fa il determinante A1J? Chi è il determinante di A1J? Devo fare la somma per H che va da 1 fino a J. Allora, devo fare la somma, scrivo qua, per H che va da 1 fino a N, per meno 1 alla 1 più H per il determinante, scusate, per A, qua ci devo mettere B1J, anzi B1H, dove, anzi, facciamolo direttamente. Allora devo fare la somma per H che va da 1 fino a J-1, che quando io avevo cancellato la riga 1 e la colonna J, adesso qua fino a J-1 i primi elementi della prima riga di A1J sono esattamente A21 A2J-1, quindi qua cosa ci devo mettere? Meno 1 alla 1 più H per A2H per il determinante di A1J 1H. Questo devo scrivere. Adesso però fatemi cancellare sempre su questa lavagna qua sopra, perché se no si perde il filo. Ah, ci manca un altro pezzo, scusateci. Poi ci sta la somma, questo valeva fino a J-1. Perché fino a J-1? In realtà io devo arrivare fino ad N, però il problema è che devo saltare J, perché la colonna J l'avevo cancellata prima. Quindi una volta che arrivo a J-1 poi devo ripartire da J più 1, quindi devo fare la somma, quindi ci mancava questo pezzo che stavo dimenticando, per H che va da J più 1 fino a N di che cosa? Di meno 1 alla H stavolta per A 2H per il determinante di A1J.
cioè io avevo la matrice A, prima che ci cancello la riga 1 e la colonna J, poi da quella matrice che ho ottenuto cancello la riga 1 e la colonna A. Per quale motivo? Per esempio prendiamo, dopo la colonna J prendiamo, allora qua c'era A2J, A2J che era stato cancellato, e poi prendiamo A2J più 1. Allora il problema qual è? Qua c'è A2H, perché H vale J più 1, poi devo fare il determinante della matrice che si ottiene cancellando. Qua non ci devo mettere H, ma ci devo mettere H meno 1, perché J più 1 non sta sulla colonna J più 1. A2J più 1, siccome ho cancellato una colonna, sta sulla colonna J. Quindi qua ci devo scrivere così. E la stessa cosa qua, invece di usare 1 più H, devo usare 1 più H meno 1, 1 più H meno 1 fa H. Perché quando H riparte da J più 1, le colonne non sono l'Hesima colonna, ma sono l'H meno 1esima colonna, perché 1 è stata saltata e quindi devo scalare più. Ok? Ok. Similmente, adesso ve lo faccio breve. Allora, queste formule qua io le devo andare a sostituire qua dentro. Quindi ho somma per j che va da 1 ad n, di meno 1 alla 1 più j a 1j. Beh, fatemi cancellare perché così guadagno spazio e la formula ricompilerà. Determinante di A è uguale alla somma per J che va da 1 fino ad N di meno 1 alla 1 più J a 1J per la somma per H che va da 1 fino ad N di meno 1 da 1 fino a J meno 1, scusate, di meno 1 alla 1 più H A2H per il determinante di A1J1H più la somma di H che va da J più 1 fino ad N di meno 1 al 1 alla H per A2H e il determinante di A1J per 1 H meno 1. E qua ci manca una parentesi. Quindi questo è lo sviluppo del determinante di A. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa con determinante di A'. Cioè il determinante di A' chi era? Era somma per J che va da 1 fino a N di meno 1 alla 1 più J a 2J per la somma per H che va da 1 fino a J meno 1 di meno 1 alla 1 più H per A1H per il determinante di A'1J 1H più la somma per H che va da J più 1 fino a N di meno 1 alla H A2H scusate 1H per il determinante di A
A'1J 1H-1. Insomma, viene quest'altro sviluppo. Allora, quello che ci interessa è che questi due devono venire opposti. Questo deve essere uguale a meno questo. Diciamo, il determinante di A deve essere uguale a meno il determinante di A'. Allora, perché? Allora, cominciamo a capire che tutti questi qua sono tutti uguali. Per quale motivo? Come si ottenevano questi? Io prendevo, cancellavo la prima riga, la jesima colonna, poi cancellavo la prima riga e la hesima colonna. Ok? E un'altra colonna. Qua faccio la stessa cosa, soltanto che le prime due righe erano scambiate, le colonne erano tutte uguali, solo le prime due righe erano scambiate. Allora, quando cancello le prime due righe, vedete, qua cancello prima la prima che è veramente la prima, e poi cancello la seconda che era veramente la seconda, poi cancello la prima che era la seconda perché era stata scambiata, e poi cancello la seconda che però era la prima. Quindi alla fine le prime due righe sono state cancellate in tutti e due i casi. Poi, quindi quando qua ho cancellato le prime due righe, diciamo, alla fine quali righe ho cancellato? La prima e la seconda, sia nel caso di A che nel caso di A'. Quali colonne ho cancellato? La jesima e l'hesima. Quali colonne ho cancellato? La jesima e l'h-esima. Quindi le righe cancellate sono le stesse, le colonne cancellate sono le stesse, quello che rimane, cioè A1J 1H è uguale ad A 1 A'1 1J 1H per ogni J compreso tra 1 ed N e H diverso da J, H compreso tra 1 ed N. Questi sono qua. Cioè il fatto di cancellare, cioè l'unica cosa che cambia quando vado a cancellare, le colonne cancellate sono le stesse, le righe cancellate, o cancello prima la riga e poi la prima e poi la seconda, cancello prima la seconda e poi la prima, è la stessa cosa. Dove non ci dobbiamo trovare? Non ci dobbiamo trovare con i segni. Ok? Allora prendiamo un segno a caso. Per esempio, prendiamo andiamo a vedere con i segni. Per esempio, prendiamo dove compare qua sopra l'elemento A13 per A27. Dove comparirà A1327? Per G uguale a 3. Questo comparirà per G uguale a 3 e per H uguale a 7. Per H uguale 7. Ok? Allora, qual è il quindi comparirà in questa somma qua, perché H è maggiore di G. Allora, qual è il coefficiente che si trova davanti? Si trova davanti meno 1 alla 1 più 3 per meno 1 alla 7. Ok? Adesso andiamo a vedere questo nella riga di sopra, perché quando metto G uguale a 3, qua ci sta meno 1 alla 1 più 3. Quando metto H uguale a 7, qua devo fare A27 meno 1 alla 7. Vi trovate? Ne ho preso uno a caso. Il termine corrispondente nella somma di sotto come verrà? Verrà A27 A13. Quindi stavolta cosa devo mettere? J uguale a 7, perché io, siccome le righe scambiate, devo prima cancellare la prima riga che è la seconda in realtà,
e quindi devo mettere g uguale a 7 e poi devo mettere h uguale a 3. Allora qual è il coefficiente che si trovano davanti? Il coefficiente che si trovano davanti è meno 1 alla 1 più 7 per meno 1 alla 1 più 3. Lo vedete che c'è un 1 in più. Perché? Perché stavolta qui h è minore di j, qua h è maggiore di j. Quando noi scambiamo, h non poteva essere uguale a j, perché j era stato già cancellato la colonna j. Allora, quando noi scambiamo, che succede? Succede che se h era maggiore di j, stavolta, scambiando j ad h, h diventa minore di j. Quindi, questa cosa vale in generale, cioè se h era meno di j, qua c'era meno 1 alla 1 più j per meno 1 alla h, e qua c'era meno 1 alla 1 più h per meno 1 alla 1 più j, e ci stava un meno 1 di differenza. Se invece h era meno di j è la stessa cosa, perché qua verrà meno 1 alla 1 più, più j per meno 1 alla 1 più h, e qua verrà meno 1 alla 1 più h per meno 1 alla j, ci sarà sempre un meno 1 di differenza. Potete farlo anche praticamente, prendete due matrici, sviluppate secondo la prima riga, poi li sviluppate secondo la prima riga, poi rifate la stessa cosa con le prime due righe scambiate e vedete che effettivamente viene esattamente l'opposto. Ok? Quindi la dimostrazione della proprietà numero 2, che è quella che era quella più difficile, è fatta. Ok? È finita. Adesso andiamo. Cancello tutta la lavagna prima di fare le altre due proprietà che sono la cui dimostrazione è più corta. Faccio un esempio numerico. Prendiamo, facciamolo con la matrice 3x3. Tra l'altro ho sfruttato questo esempio numerico per darvi pure un'altra formula che vale soltanto però per le matrici 3x3, è la cosiddetta formula di Sarrus, che a voi piace tanto. Ok, allora prendiamo una matrice 3x3, mettiamoci proprio le lettere A, B, C, D e F, anzi vabbè, chiamiamoli come si deve: A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A32, A33. Allora, facciamo il determinante. Come si fa il determinante? Sviluppiamo secondo la prima riga. Allora, quindi qua mi viene A11 per determinante di quella che si ottiene cancellando la prima riga e la prima colonna, cioè A22, A33 meno A32, questo è A23. A23 poi viene meno A12 che moltiplica A21 A33 meno A31 A12, poi più A13 che moltiplica A21 A32 meno A31 A22. Ok? Adesso andiamo a fare lo stesso determinante con la prima e seconda riga scambiata. Determina di A21 A22 A
2, 3, A1, 1, A1, 2, A1, 3, e ovviamente la terza riga rimane vuota. A3, 1, A3, 2, A3, 3. Ok? Allora quanto fa questo? Fa A2, 1, il moltiplico A1, 2, A3, 3, meno A3, 2, A1, 3, meno A2, 2, e moltiplico A1, 1, A3, 3, meno A3, 1, A1, 3, più A2, 3, e moltiplica A1, 1, A3, 1, meno A3, 1, A1, 3. Adesso andiamo a vedere. Sono sei elementi. Ogni elemento, allora, prendiamo questo elemento qua, A1, 1, A2, 2, A3, 3. Vedete, A1, 1, A2, 2, A3, 3, col meno, e si trova. Cioè, si trova col segno, scacchiato. Allora, prendiamo il secondo. A1, 1, A3, 2, A2, 3. A1, 1, A3, 2, A2, 3. Là c'è col meno, e qua c'è col più. Vedete che si trova col segno scambiato? Poi andiamo a prendere questo, A1, 2, A2, 1, A3, 3. A1, 2, A2, 1, A3, 3. Là c'è col meno e qua c'è col più, e si trova. Poi meno per meno fa più, A1, 2, A3, 1, A1, 3. Qua ho sbagliato, qua A3, 1, qua A2, 3. A3, 1, A2, 3. Eccolo qua. Vedete, qua c'è col più e qua c'è col meno. Poi qua A1, 3, A2, 1, A3, 2. A1, 3, A2, 1, A3, 2. Là c'è col più e qua c'è col meno. Mettiamo un triangolino. Qua ci mettiamo un triangolino rovesciato. A1, 3, A3, 1, A2, 2. A1, 3, A3, 1, A2, 2. Là c'è col meno e qua c'è il più. Come vedete sono esattamente gli stessi termini, però con i segni scambiati. Esattamente per gli stessi motivi che dicevamo prima. Quando scambiate prima e seconda riga, abbiamo sviluppato secondo la prima riga in tutti e due i casi. Poi non abbiamo risviluppato secondo la prima riga proprio per far vedere diciamo nella pratica quello che ho detto prima nella teoria. Per quale motivo? Per non perdere tempo. Abbiamo usato il fatto che i determinanti 2x2 già li conoscevamo qualcosa. Ok, però attenzione, sì, ho dimenticato una cosa. Noi cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che il determinante è alternante, ma solo per adesso se scambio righe adiacenti. Ora però fate, supponiamo che io voglia scambiare la riga I con la riga H. Anzi, con la riga di posto I più H. Riga iesima. Riga I più 1 e I più H esima. Per esempio, supponiamo che siano la terza e la settima, I uguale a 3, H uguale a 4. Allora, cosa devo fare? Io posso fare questo scambio facendo scambi adiacenti? È certo.
Cioè cosa faccio? Scambio questa qua con la riga adiacente. Quante volte lo devo fare? La voglio portare sotto a questa. Quante volte lo devo fare? H volte. Quindi questa è la terza. 1, 2, 3, 4 diventa settima. Ora che cosa è successo però? Che questa, la terza è diventata settima, la settima è diventata sesta, la sesta è diventata quinta, la quinta è diventata quarta e la quarta è diventata sesta. Ora se voglio portare questa al posto di questa, quanti scambi devo fare? H meno 1. Per quale motivo? Perché la sesta, la settima era diventata sesta, allora per portare in terza posizione devo fare solo tre scambi, quindi in totale sono 2H meno 1 scambi adiacenti. Allora, per scambiare queste due righe è come se dovessi fare 2H meno 1 scambi adiacenti. Quindi che significa? Siccome ogni volta che faccio uno scambio di righe adiacenti determinate cambia segno, e siccome il numero di scambi adiacenti è dispari, perché 2H meno 1 è dispari, alla fine, quando ho scambiato le due righe, il determinante che ha fatto? Quante volte ha cambiato segno? Un numero dispari di volte, e quindi è cambiato di segno. Facciamo un esempio. Prendiamo io voglio scambiare questa con questa. Allora, vedete, devo fare uno e due scambi e questa la porto in terza posizione, ma questa qua poi per portarla in prima posizione devo fare solo uno scambio, perché quelle sono salite tutte e due, la terza, la seconda e la terza, la diventa la prima e seconda. Allora quando arrivate a fare quell'altro scambio, la terza che la diventa la seconda diventa prima, la prima l'ho portata in terza posizione e la seconda è rimasta seconda. Quelle in mezzo una volta salgono e una volta scendono, quindi si ritrovano al proprio posto. Quindi i scambi da fare per scambiare la prima e la terza sono esattamente 3, ma siccome in ogni caso sono dispari, allora siccome ogni volta che io scambio due righe adiacenti mi hanno cambia segno, cosa ho scoperto? Che scambiando due righe qualunque il determinante comunque cambia tutto, quindi non è necessario che siano adiacenti. Ok, bene, e con ciò poi non è che io posso perdere tutto, diciamo, 6 ore a fare questa dimostrazione, perciò ho tirato via un po', però la cosa importante è che questa cosa si può dimostrare, cioè darvi un'idea che effettivamente fa un po' di conto, effettivamente si dimostra. Cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato la proprietà numero 2, cioè che il determinante è alternante, cioè che se io scambio due righe tra di loro, il determinante cambia segno. Va bene? Adesso facciamo una pausa. Dopo la pausa andiamo a dimostrare la numero 1 e la numero 3, che sono